Nuova bomba d'acqua sul Bresciano con grandine, strade allagate e circolazione dei treni in tilt verso Verona. Brescia è la seconda città in Lombardia per gli incassi dalle multe nel 2023, quasi 12 milioni e mezzo di euro. Prevenzione per un benessere fisico e mentale passando da una buona alimentazione al centro dell'Assemblea delle Donne Coldiretti. Alle 20 l'Enne Brescia affronta Ortigia in gara 1 della finalina di campionato, obiettivo qualificazione in Champions. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Una buona sera dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che, come avete sentito dai nostri titoli in primo piano, vede il maltempo che nuovamente è tornato ad abbattersi anche sulla nostra provincia. Bomba d'acqua nel pomeriggio con strade e campi allagati nella bassa bresciana o nella zona di Bedizzole, anche l'arrivo della grandine, pomeriggio di passione anche per la circolazione dei treni. Il maltempo non molla il nord Italia, dopo un'altra brevissima tregua infatti gli acquazzoni sono tornati anche sul Bresciano con tanto di grandine che non avrebbe causato particolari problemi. Come qualche giorno fa però un po' in tutta la provincia si sono viste strade parzialmente o totalmente allagate. La situazione è stata più delicata nel Veronese con ripercussioni pesanti sulla circolazione dei treni fra il capoluogo Veneto e Milano. Il maltempo ha infatti causato un guasto alla linea che ha imposto lo stop ai convogli dal primo pomeriggio fra le stazioni di Peschiera del Garda e di Verona Porta Nuova. Diverse le cancellazioni, così come i ritardi, che hanno superato l'ora. Alcune corse hanno accumulato fino a 90 minuti di ritardo. Attorno alle 15 la situazione è iniziata a tornare gradualmente alla normalità. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono riusciti a risolvere il problema e a riaprire completamente al traffico. Un'ora più tardi Trenitalia segnalava il completo ripristino, sebbene per smaltire i ritardi delle ore precedenti ci sia voluto molto di più. E purtroppo sembra che questa situazione con il forte rischio di temporali ci accompagnerà anche nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni, almeno fino al weekend, secondo Trebi Meteo. Un vortice di bassa pressione ancora posizionato tra isole britanniche e Francia, colmo di aria fresca che nelle prossime ore e nei prossimi giorni continuerà a lambire l'Italia centro-settentrionale con dei temporali. Per invece le regioni del sud maggiore stabilità e sole. Andiamo al dettaglio ed ecco la giornata di giovedì con altri temporali sin dalla mattinata al nord-ovest e poi durante il pomeriggio anche nord-est e parte delle regioni centrali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Bello al sud con clima mite. Uno sguardo alle temperature, difatti al sud toccheremo quasi 30 gradi, mentre al nord a fatica toccheremo invece i 22-23 gradi, specie nelle zone temporalesche. Uno sguardo rapidamente al weekend che vedrà ancora questo flusso di correnti umide nord-occidentali sull'Italia e quindi siamo a rischio temporali non solo su parte del nord ma questa volta con maggiore probabilità anche al centro-sud. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo sugli articoli del nostro sito web. La cronaca ci riporta in città con l'arresto di un trentenne che è stato beccato dalla Polizia di Stato mentre cercava di fuggire dalla finestrella di un condominio. In poche ore, la scorsa notte, ha messo a segno due colpi. È stato arrestato per duplice furto e denunciato per porto d'armi improprie il trentenne straniero che nella notte fra martedì e mercoledì, poco dopo le 3, è stato fermato dalla polizia mentre stava provando a fuggire dalla finestrella di una guardiola condominiale in piazzale Cesare Battisti a Brescia. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di un powerbank appena sottratto all'interno, una magra refurtiva visto che non aveva trovato altro. Nelle tasche aveva però anche due carte di credito intestate ad un uomo che vive poco distante. I poliziotti sono quindi andati a svegliarlo nel cuore della notte e quest'ultimo ha così scoperto che il malvivente gli aveva rubato poco prima il portafogli dalla macchina parcheggiata nel garage di casa. Il sospettato aveva già collezionato diversi precedenti simili e inoltre ha anche alcune pendenze con l'ufficio immigrazione che ora valuterà il da farsi. Rimaniamo in città perché secondo una classifica stilata dal portale online facile.it Brescia è seconda in Lombardia per introiti derivanti dalle multe, dalle infrazioni del codice della strada nel 2023. Prima per distacco è ovviamente Milano.
Milano, Brescia e Bergamo sono i capoluoghi lombardi che nel 2023 hanno incassato maggiormente dalle multe. Rispettivamente i tre comuni hanno introitato più di 147 milioni, 12,4 milioni e 7,5 milioni di euro. Questi dati emergono dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del SIOPE, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Milano è per distacco prima, non solo in Lombardia ma anche a livello nazionale. A chiudere questa classifica regionale sono invece Sondrio e Lodi che hanno incassato rispettivamente più di 652.000 e più di 490.000 euro. Il noto portale online ha provato anche a calcolare il valore di multa pro capite, tenuto conto che i verbali non vengono però inflitti ai soli residenti, anzi in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. In ogni caso il calcolo effettuato in base ai residenti fa scendere Brescia dal podio, la prima è ancora Milano con una sanzione pro capite pari a 108 euro, seguono Pavia, Mantova, Como e poi Brescia e Bergamo, entrambe con una multa di 63 euro. Cambiamo argomento, ma ormai sempre meno al voto dell'8 e del 9 di giugno. Lo sappiamo, si vota per le comunali, ma si vota in tutti i comuni, ovviamente bresciani, anche per le elezioni europee. Allora è meglio non farsi trovare impreparati e noi proviamo a spiegarvi nel modo più semplice e chiaro possibile come si vota. Ci siamo ormai, la due giorni elettorale dell'8 e 9 giugno è dietro l'angolo, come sempre è importante farsi trovare preparati per evitare attimi di confusione quando ci si troverà al seggio, quindi come si vota alle elezioni europee? Intanto l'importante è presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. Ci verrà consegnata una scheda di colore grigio, mentre quella delle amministrative sarà azzurra, al cui interno ci saranno i riquadri contenenti sulla sinistra il simbolo della lista e sulla destra tre linee tratteggiate. Per fare la propria scelta bisogna tracciare un segno sulla lista elettorale e in questo modo il voto sarà espresso. C'è anche la possibilità, non è un obbligo, di esprimere fino a tre preferenze con un candidato o candidata specifici indicando nome e cognome sulle linee tratteggiate. Nel caso di più di una preferenza ci dovranno essere sia uomini che donne, pena l'annullamento della seconda o della terza. Per queste elezioni non è previsto il voto disgiunto, quindi se si vota per una lista i candidati e candidate specifici per cui viene espressa un'eventuale preferenza dovranno appartenere a quella lista stessa. Ieri a Ome si è riunita l'assemblea di donne Coldiretti Brescia. Al centro del convegno organizzato dall'associazione di categoria c'era la prevenzione per un benessere fisico e mentale delle donne, ovviamente passando da una buona alimentazione. Prevenzione e nutrizione vanno insieme. Esatto, siamo qui oggi in questa splendida cantina, la cantina Maiolini, per la nostra assemblea di Coldiretti Donne e parleremo appunto di prevenzione, la prevenzione in tutte le sue declinazioni, che passa sicuramente attraverso la sana alimentazione e quindi il cibo, e l'agricoltura è cibo, crea cibo, il cibo che è gusto, è territorio, è paesaggio, ma è anche sana alimentazione e identità e biodiversità. Tutela della biodiversità. È assolutamente necessario che noi donne ci prendiamo cura di noi, perché veramente a volte con la vita frenetica che abbiamo, la famiglia e il lavoro, tendiamo a trascurare la nostra vita e noi stesse. Ed è importantissimo per cui che troviamo momenti per fare sport, momenti per muoverci, momenti per anche nutrire la nostra mente e soprattutto dobbiamo dare l'importanza che merita al cibo e quindi anche la scelta non solo della dieta corretta ma del cibo, quindi della materia prima corretta, e su questo non c'è dubbio, noi dobbiamo scegliere prodotto italiano. Il prodotto italiano è quello che dà più garanzie di bontà, sicuramente di sicurezza del prodotto, ma anche di sostenibilità ambientale ed etica. Torniamo in città e torniamo a parlare del polo del quartiere Primo Maggio, l'abbiamo un po' seguito in questo tutto il suo percorso, ovviamente è ancora in parte, in gran parte da realizzare. Quest'oggi però c'è un nuovo tassello, infatti è stata inaugurata la biblioteca che punta a crescere e diventare sempre più un luogo di aggregazione. Oggi stiamo presentando quello che è il progetto di una biblioteca di quartiere, un progetto iniziato circa un anno e mezzo fa e che oggi diventa realtà grazie al contributo di tante realtà e tanti soggetti che ci stanno aiutando. Questa biblioteca cosa ospiterà? È una biblioteca che oggi ospita circa 600 libri
che sono stati in parte donati, in parte acquistati, ma soprattutto è un primo punto di ingresso, vogliamo che sia un primo punto di ingresso nella rete delle biblioteche provinciali, per cui stiamo cercando insieme anche alla Biblioteca Ghetti, che ci sta dando supporto in termini di competenze e di logistica, per farla diventare un punto di ingresso nella rete bibliotecaria provinciale. Abbiamo una città grande in cui abbiamo una rete di comunità fatta dai consigli di quartiere, fatte dai punti di comunità, che però ha anche bisogno di luoghi fisici di aggregazione. E in quest'ottica le biblioteche stanno ricoprendo un ruolo sempre più centrale. Ancora di più in questo caso, dove abbiamo un'operazione in cui su questa biblioteca nasce da uno slancio di più attori, perché insieme al comune abbiamo i servizi sociali, abbiamo appunto il consiglio di quartiere, abbiamo il terzo settore, il mondo delle cooperative, ma anche degli sponsor, dei partner privati che si uniscono per dimostrare il loro attaccamento al quartiere e dare vita a nuovi spunti, nuove forze, nuove sinergie. Dal quartiere Primo Maggio al quartiere di Casazza, perché domani 23 maggio ricorrerà l'anniversario della strage di Capaci del 1992 e la Loggia ha deciso di ricordare quel giorno con uno spettacolo teatrale che si terrà proprio nel teatro appunto del quartiere di Casazza. Ascoltiamo Luca Giuliano, che è uno appunto degli attori che metterà in scena questo spettacolo. Succederà che vedremo uno spettacolo teatrale particolare, uno spettacolo tratto dal romanzo Ti proteggo io di Alessandro Lucà. Ci ha proposto questa cosa nel 2022 come alla nostra compagnia, nostra giovane compagnia di amatori del teatro, e abbiamo accolto con favore questa richiesta. Abbiamo lavorato alla riduzione teatrale di questo romanzo impegnandoci molto per rispettare sia il testo dell'autore e sia il tema, che è un tema molto, molto delicato, molto difficile da portare, perché si rischia sempre di andare anche un po' nella retorica. Invece lo spunto del romanzo, che è un romanzo d'amore, il cui senso è che la storia d'amore è contro la mafia, ci ha forse aiutato anche a stare nel nostro stile, nella nostra cifra, che è quella che, insomma, ci ispiriamo un po' al teatro tragicomico, al teatro dell'assurdo, e in modo da poter portare anche in modo simbolico sia l'argomento della mafia sia anche lo spunto della speranza che esce da questo testo, che riguarda il fatto che l'amore è contro la mafia, perché la mafia si nutre di odio, e quindi abbiamo cercato di raccontare questa storia d'amore a nostro modo, in modo che però fosse chiaro che l'amore deve superare questo ostacolo incombente dove c'è la mafia, dove la mafia compenetra il territorio, il tessuto sociale e opprime le persone fino a distruggerle. E fra l'altro, sempre per ricordare la strage di Capaci, sabato ci sarà un'altra iniziativa e questa volta sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli, uno spettacolo di pupi siciliani. Tutti i dettagli comunque li trovate nella sezione eventi del nostro quotidiano online. Continuiamo parlando in questo caso di giovanissimi, perché grazie ai dati dell'Istat e grazie al lavoro dei colleghi dell'agenzia Italpress cerchiamo di capire quanto i giovanissimi di oggi siano o meno connessi e siano o meno social. Quasi l'85% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dispone di un profilo su un social network. La percentuale nella fascia 17-19 anni supera il 97%. E quanto emerge dal report Istat Bambini e Ragazzi 2023? Gli stranieri evidenziano una percentuale più bassa di ragazzi con profilo social personale, e tra questi la medesima percentuale risulta molto più contenuta tra i ragazzi cinesi. Per queste generazioni anche le relazioni con gli amici passano attraverso internet. L'8% dei giovanissimi dice di essere continuamente online o al telefono con gli amici. Il 40% dichiara di essere online o al telefono con amici più volte al giorno. Risultano evidenti le differenze di genere. Le ragazze sono più connesse digitalmente dei ragazzi. Tra le giovani donne la quota di chi è in contatto online continuamente o più volte al giorno con amici e amiche è del 54,6%, oltre
10 punti percentuali in più rispetto ai coetanei di sesso maschile. Si rilevano anche notevoli differenze per cittadinanza. Gli italiani connessi continuamente più volte al giorno sono il 50%, mentre tra gli stranieri la quota resta al di sotto del 35%. Anche in questo caso sono soprattutto i cinesi a mantenere bassa la percentuale. Per questa collettività, infatti, la quota di chi è quotidianamente connesso con gli amici scende al 24%. 30 secondi di pausa prima della pagina sportiva, continuate a seguirci. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di Obi Elettronica in via Genova 4. Buonasera anche agli amici sportivi di Elive. In primo piano non può che esserci la pallanuoto, non può che esserci la N Brescia, perché questa sera inizia la fase, la battuta davvero finale di questa stagione dei Leoni, stagione sicuramente travagliata che però ha portato al grande successo e la grande gioia della conquista della Coppa Italia contro Recco. Sta di fatto che questa sera c'è un'altra importante conquista da provare a portare a termine, perché c'è gara 1 della finalina per il terzo e quarto posto che non vale soltanto il bronzo. Alle 20 di questa sera va in scena il primo round della finalina per il terzo o quarto posto in campionato, che vedrà fronteggiarsi la N Brescia e Ortigia. Chi si aggiudicherà la serie al meglio delle tre però non si guadagnerà soltanto il gradino più basso del podio, non certo il più ambito dei riconoscimenti, bensì il più importante accesso alla Champions League 2024-2025. È il terzo incontro stagionale fra i due club. La prima gara fra le due formazioni si giocò a Siracusa e i biancoverdi strapazzarono i bresciani 7-3. Nel round scudetto pareggiò i conti la truppa di Sandro Bovo con un 9-7 e in semifinale di Coppa Italia sappiamo poi com'è andata a finire. La squadra di Piccardo ha comunque sempre messo in difficoltà Alesiani e compagni, che dopo un mese di sconfitte dovranno battere uno degli ultimi colpi dell'anno al fine di porre le giuste basi per il prossimo. E purtroppo lo sappiamo bene, è già terminata la stagione del Brescia Calcio e si sta già programmando in quel di via Solferino la prossima, con quelli che sono i rinnovi di contratto, e c'è stato anche un saluto, sebbene manchi l'ufficialità. Andiamo sul nostro quotidiano online, livebrescia.tv, leggiamo insieme e molto rapidamente questa notizia. Già dal titolo capiamo tutto: Alexander Iallo insieme fino al 2026, ieri è arrivato l'annuncio. Brescia Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di prestazione sportiva del calciatore Alexander Iallo fino al 30 giugno 2026, insomma rinnovo per questo giocatore che ormai è un titolare nella squadra di mister Marani. Invece dicevamo i saluti per Tom Van Deloy, che dopo 4 stagioni ha deciso di accomiatarsi dalla piazza attraverso un post sui social, in particolare su Instagram, lo vedete qua riportato nel nostro quotidiano online. Chiudiamo con la pallavolo e con l'Atlantide, che a sua volta ha concluso la stagione, ma lo sappiamo bene, lo ha concluso con una grandissima gioia che potremo rivivere, potrete rivivere questa sera qui su Elive con la sintesi della finale di Supercoppa fra appunto i Tucani di coach Zambonardi e Grottazzolina, secondo trofeo in una settimana. E allora, per entrare nel clima, riviviamo quei momenti. Un'ulteriore vittoria importante e prestigiosa, un gran successo in Supercoppa contro la squadra che aveva vinto meritatamente la grande campionato in casa loro. Bravissimi tutti i giocatori, sia quelli in campo, scesi in campo, sia quelli che hanno dato il loro contributo in panchina. Oggi direi l'MVP sicuramente Abraham, che ha disputato una gran partita, soprattutto con un gran carattere. Ma bravi, bravi, bravi tutti. Non c'è nient'altro da giocare, perché siamo in un momento favoloso. Purtroppo è una grande prestazione anche oggi. Purtroppo il mio purtroppo era legato ai playoff, che comunque tornano sempre in mente, perché questa squadra poteva fare meglio, però ci siamo tolto lo sfizio con queste 2 coppe, è una squadra da cui mi spiace separarmi, perché 2 o 3 giocatori non ci saranno più. E adesso pensiamo a questa impresa che abbiamo fatto in campo della squadra più forte del campionato, abbiamo girato anche il terzo set sotto, insomma niente da dire a questa squadra. Il grande rammarico è per me anche non avere più questi compagni di squadra che anche oggi hanno lottato con il cuore. Grandissima emozione, grandissimi tutti ragazzi, soddisfazione alle stelle. E perciò
hanno vinto i ragazzi con tanta costanza e tanta opportunità. Bravi, bravi, bravi tutti, dallo staff ai nostri ultras, ai nostri sponsor, all'amministrazione comunale, ringraziamo tutti. Due stupendi e meravigliosi risultati. Grazie a tutti. Appuntamento quindi più che mai imperdibile questa sera alle 21 qui su Live con Atlantide, tanto perché è l'ultimo appunto di questa stagione, quanto per le emozioni che abbiamo appena rivissuto insieme. E questa edizione del telegiornale per il momento termina qui, ma come sempre tutte le notizie le trovate in aggiornamento su Brescia.tv, ecco qua il nostro quotidiano online sul quale, se volete, trovate anche la diretta in streaming del canale 181 di Live 24 ore su 24. Se invece volete sempre rimanere informati con Live, ecco qua tutte le nostre pagine social, i nostri canali Telegram e WhatsApp e la nostra applicazione gratuita. Grazie per averci seguito, il telegiornale ritorna domani a 12:30. Per il momento non mi resta che augurarvi quindi un buon proseguimento di serata e a presto.